Una delle domande più comuni che mi viene fatta quando vado a fare attività di formazione, sto facendo tante in queste settimane, nelle aziende è: ma ha senso, Mario, che mi metto a fare content marketing, il podcast, l'articolo, il video, se poi non mi guarda nessuno? E la risposta di solito è sempre: boh, dipende, no, se non ci sono numeri. Però nel mio caso io sono sicuro, sì, vale la pena. Vale la pena per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto valutiamo che cosa sono i numeri, nel senso che se tutti puntiamo ad avere migliaia e migliaia, decine di migliaia o centinaia di migliaia di visualizzazioni, beh, questo chiaramente non è per tutti, non è possibile, non è per tutti i mercati, per cui anche sono pochi i numeri di visualizzazioni e soprattutto di interazioni che noi generiamo, vale la pena perché pochi ma buoni. Ma facciamo finta che invece non ci fosse nessuno dall'altra parte. Provocazione, chiaramente. Se nessuno ascoltasse i nostri contenuti, nessuno li guardasse e nessuno in qualche maniera interagisse con quello che diciamo, avrebbe senso? Io credo di sì. Facciamo finta assolutamente di essere in questo mondo dove non ci sono utenti che ci seguono. Beh, io comincerei a dire sì perché è allenante, ci allena, ci dà la possibilità di tutti i giorni provare qualche cosa e magari quando andremo a fare uno speech, quando andremo a fare una formazione, quando andremo a fare un incontro di lavoro, siamo più preparati perché ogni settimana noi ci alleniamo con 2, 3, 1, 5, 1000 video, 1000 contenuti a settimana. E per cui avremo fatto quell'allenamento che ci dà la possibilità di in qualche maniera approfondire le nostre abilità, i nostri talenti nell'esposizione. E in secondo luogo è vero che sono pochi, magari poche le persone che ci seguono, però la quantità serve sempre anche a migliorare la nostra qualità. Se tutti i giorni continuiamo a creare, a portare contenuti sulla rete, chiaramente questo crea un grosso bacino di utenza di contenuti, perché magari una persona ogni giorno è meglio che 3 persone in un video solo in una settimana, per cui la grossa distribuzione permette di andare a prendere singoli diversi contenuti molto interessanti per piccolissime nicchie. E terzo e ultimo punto, se c'è qualcuno che dall'altra parte magari non interagisce, ma c'è sicuramente qualcuno che guarda. E sempre di più gli utenti diventano passivi, sono meno attivi. Attivi, nel senso che non condividono meno, stiamo tornando a un'ottica quasi di social con partecipazione minima, come un po' la televisione, e per cui invece avere persone che mentre noi creiamo dei contenuti, loro guardano i nostri contenuti e non ci dicono niente, questo potrebbe essere la realtà. Anche è vero se magari sono poche visualizzazioni, ma quelle visualizzazioni sono quelle, se andiamo a vedere le statistiche, che perdurano per più tempo, per cui sono le persone che ci seguono. E anche se non ci dovessero vedere, sanno che ci siamo. Se ogni giorno c'è un nostro spot, fra virgolette, sui social che dice che noi ci siamo e siamo coerenti e siamo delle persone autorevoli nel nostro settore, allora questo vale la pena assolutamente per creare contenuti. Quindi la risposta è sì, ma dipende. No, scherzo, sì, assolutamente.